Oddio, mamma mia ragazzi, dicevamo del caldo, processori, wattage, eccetera. Io non vi dico il caldo che fa oggi a Torino, è una roba ma veramente devastante, cioè fa un caldo infinito. Ricordatevi sempre che più fa caldo, più i vostri componenti scaldano, nel senso che un grado di temperatura ambientale in più corrisponde a un grado in più di temperatura del processore e di tutto il resto. Scala linearmente. Cioè, non cambia niente trascaldare una cosa. La stessa cosa richiede la stessa energia a essere scaldata da 1 grado a 2 gradi, quale che richiede da 99 a 100 gradi. Non cambia niente. Quindi sì, ragazzi. Allora, vediamo quello che mi volete dire. Guardate, i miei capelli sono assurdi. Ho dovuto accendere il ventilatore tipo al massimo. Non era mai successo. Allora, le vostre chat. Vediamo un po' cosa mi scrivete. Buonasera ragazzi, intanto fatemi togliere un po' di... Ecco, mamma mia, stavo impazzendo con questo schermo bianco. Viva la night mode. Bella ragazzi, allora iniziamo quindi con ripercorrendo i passi del nostro streaming, del mio streaming. Abbiamo iniziato a parlare di Baldur's Gate, quindi vediamo cosa dite a proposito di Baldur's Gate. Ah, su Baldur's Gate, ah, oddio, ho perso parte della chat, maledizioni. Inizio. Caspita, che sfiga, ho perso parte della chat. Ma dai, che brutta cosa questa, mi spiace molto. Niente, vabbè, se avete qualcosa da dire su Baldur's Gate, ragazzi, per favore riscrivetelo perché ho perso parte della chat all'inizio. Allora inizierò da Diablo. Diablo e i DLC e robe di questo tipo, bellissimo. Qua io ho le prime parole della chat che hanno a che fare con i tempi illuminati di Oblivion in cui hanno creato, nei quali hanno creato i DLC. Mamma mia, ragazzi, che tempi erano! Appunto, come vi avevo raccontato prima, erano tempi che per la verità non erano molto ben visti da parte dei giocatori, no? Al punto che c'erano le vere e proprie rivolte sui forum ufficiali. Di conseguenza, ecco, magari un minimo di esempio da allora lo potremmo anche prendere, cosa dite? Oppure dobbiamo succarci le microtransazioni, i prezzi esorbitanti e tutto quanto senza dire nulla? Ecco, magari un pochettino di casino lo potremmo anche fare, soprattutto considerando il fatto che oggi abbiamo visto un gioco come Baldur's Gate 3 che è bellissimo senza avere microtransazioni, quindi dove sta scritto che è per forza necessario averle e averle in questi termini? Da nessuna parte. Allora, no, a maggior ragione facciamoci furbi. Esatto, infatti è come dice Red Excon che dice: dai tempi di Oblivion a oggi le software house hanno allevato generazioni di idioti che aprono il portafoglio senza pensare. Purtroppo è un po' vero questo. Cioè è il discorso che ho sempre fatto circa il non aver mai avuto la possibilità di capire che cosa c'era in passato e quindi aver sempre preso per buono ciò che viene somministrato oggi. Questo è un problema perché se noi non conosciamo il passato... State dicendo qualcosa? No, niente. Se noi non conosciamo il passato, non possiamo capire che come è cambiato rispetto a oggi. Cioè, non possiamo avere degli strumenti che ci permettono di capire se quello che fruiamo oggi va bene oppure no. Se è l'unica cosa che conosciamo, ci va bene per forza, perché non conosciamo nient'altro, noi non abbiamo nessun altro termine di paragone. Quindi è importante, scusatemi, conoscere il passato, perché solo grazie al passato si riesce ad avere una chiave. Per comprendere anche quello che è venuto dopo. Ed è il motivo per cui vi ho fatto questo discorso della Horse Armor. Nel momento in cui il passato non c'è, nel momento in cui la gente si è abituata ad avere i DLC a pagamento come ridere, le microtransazioni che invece di costare 2-3 euro costano 20 euro e non sono più per tale ragione microtransazioni, non capisco perché nessuno lo dica, e mille altre robe, poi è evidente che chi fa questi discorsi ci marcia su perché sa che ha successo e quindi passano gli anni, si creano intere generazioni di persone che non hanno mai visto un mercato del gaming diverso da quello di oggi e quindi accettano di buon grado quello che oggi gli viene propinato senza neanche porsi il problema. Questo è il motivo per cui io parlo di queste cose, il motivo per cui prima vi dicevo di Baldur's Gate, che è importante capire che Baldur's Gate è un gioco atipico. E i motivi per cui è così è smetterla di accontentarci delle solite cose, perché basta anche accontentarci delle solite cose. Basta. Non è vero che deve essere così per forza, no? Allora. Ah,
anche il fatto che il Battle Pass Premium non è incluso nella versione da 69 euro è una palese ladrata. Sono pienamente d'accordo. Tra l'altro, anche il discorso di Diablo 4 del Battle Pass è ulteriormente ridicolo, perché il Battle Pass va, se voi avete comprato l'edizione premium di Diablo 4, il Battle Pass che valeva era il primo. Quindi, se non avete giocato al primo, non so se voi potete giocare al secondo gratis, diciamo. Ah, io avevo letto un'altra roba terrificante circa il Battle Pass, poi confermatemi se è vero o no. Io ho letto che il Battle Pass di Diablo 4 non permette di acquistare niente coi soldi che ti dà in game, cioè il Battle Pass solitamente, come tra i vari reward che ti dà per il suo completamento, ha anche quelli legati a monete premium, cioè currency per comprare poi roba nello shop. Ho letto che la quantità di currency che ti viene data nel Battle Pass non è sufficiente neanche a comprare l'oggetto più economico che c'è in vendita nello shop. Considerate questo, per me, la prima regola dei Battle Pass perché siano accettabili. Se non c'è questa, io il Battle Pass non lo prendo e lo denigro. La prima cosa che guardo è se il Battle Pass completato dà sufficienti soldi per comprare il Battle Pass successivo. Cioè, il Battle Pass costa 1000 e 1000 monete corrispondono a 10 euro. Benissimo, io te le compro una volta. Però poi, se completo tutto il Battle Pass, io voglio che almeno tu mi dia altri 1000 monete premium. Altre 1000 monete premium. Così che nel caso in cui esca il Battle Pass 2, io posso acquistarlo gratuitamente e continuare a giocare avendolo pagato una volta sola. Questo per me è il principale sistema del Battle Pass. Se non c'è questo sistema qui, è inutile, ok? Non lo guardo neanche, cioè Battle Pass è insufficiente. Quindi figuriamoci se è vero quanto vi ho appena riportato. Redexon ci parla sempre delle skin delle armature base di Diablo, dicendoci le armature base sono set che si riciclano tra di loro, il barbaro ha tipo 4 o 5 set identici. Secondo me le skin base del gioco non sono così orrende come le descrivi tu. No, ma guarda, allora, qua non è una questione tanto di bello o brutto. Allora, ci sono due questioni qui. La prima è una questione di dettaglio. Ok? Questo è l'oggetto del contendere. Allora, a livello, purtroppo questa immagine non è in altissima definizione, mi dispiace. Comunque, a livello di dettaglio, poligoni e cose, è evidente che c'è più roba in quelli di sotto. Poi, sono più brutti quelli di sopra? Mi schifo a giocare il gioco se ho quelli di sopra perché desidero per forza quelli di sotto? No, ma questo non è il problema. Il problema è che non ne sono stati aggiunti di quelli di sopra, ma solo di quelli di sotto. Cioè, hanno fatto il Season Pass, hanno fatto il Battle Pass e gli aggiornamenti, e le uniche cose che hanno aggiunto sono nuovi set premium, non nuovi set gratuiti. Allora, sei stronzo perché se ne aggiungi 5, me ne aggiungi 3 premium e 2 normali. E io lo accetto anche, ok? Ma non me ne aggiungi solo premium, perché così, se aggiungi questo al fatto che quando loghi su Diablo, oltre ai personaggi, vedi lo shop come prima schermata, se ogni cosa è fatta per essere monetizzata, se c'è, come dire, la volontà di money grabbarti a tutti i costi e in più ti comporti in questo modo dal punto di vista della modellistica 3D creando soltanto roba premium, io ti mando a fanculo e mi pare di avere tutto il diritto di farlo. Buonasera. No, ma sì, ma per me allora sa Tineccio dice: finalmente il velo sul grande fallimento di Diablo 4 è caduto. Gioco scandaloso, eccetera. Per fortuna è uscito BG3. Ah, io sono pienamente d'accordo con te, ma ti dico, il bello di MMOIT anche che ci sono dei pareri differenti. Per quello che riguarda me personalmente, io vi ho sempre detto, ragazzi, Diablo 4 non va bene. Ma ve lo dicevo nello streaming a partire dalla beta, che ve l'ho detto. Cioè, io a partire dalla beta che ho praticamente la stessa opinione di Diablo 4. Si vedeva già fondamentalmente tutto. Tutto quello che non andava bene o che comunque non convinceva. Poi c'era il discorso di dire: io me lo gioco perché magari mi devo, tipo lo Stark, no? Che anche per lo Stark avevo malauguratamente fatto questo discorso. Avevo detto: mi suco questa parte di endgame noiosa, poco incentivante, eccetera, perché poi forse, no, il PvP,
perché poi forse l'endgame, perché poi forse l'itemizzazione, la paragon board. È risultato chi vive sperando muore cagando, e allora, visto che non ho voglia di morire cagando, io ho smesso di giocare a Diablo 4, punto. Punto, e non me ne pento, perché poi in endgame non c'è la roba che voglio io, quindi non ho neanche da dire mi suco X per avere Y, perché anche Y a me non piace, quindi. Magari a qualcuno piace, è liberi di spendere i soldi come volete e liberi di giocare a quello che volete. Il gioco è bello ma non è soddisfacente, dice Rami, per il momento pausa. Comunque il gioco ha superato i 12 milioni di giocatori in meno di 3 mesi. Allora, le statistiche Blizzard sono sempre un po' da prendere con le pinze perché non le abbiamo con certezza, però indubbiamente Diablo 4 ha venduto tantissimo. È un prodotto che ha ampiamente guadagnato i soldi che hanno speso per farlo, e questo è un po' tragico perché dimostra che funziona fare un gioco così. È molto tragico. Dall'annuncio di Diablo 4 come paraculata per lo scandalo di Diablo Immortal, è da quel momento che dice Red Exxon, che Diablo 4 sarebbe stata la versione di Immortal ma su PC, e oggi con la Season 1 ha avuto pienamente ragione, un gioco fatto per rubare soldi. L'andazzo sembra proprio questo. È un gioco che ha venduto perché ha nome e tecnicamente grafica e ambientazione è buono. Ci mancherebbe con tutti i soldi che hanno messo che non fosse sufficiente. Certo, Saltineco. Esatto, Satineco. Io mi sono divertito, ma non a lungo termine, dice Stardust. Certo, un gioco può anche finire, non deve per forza essere infinito, ancora troppo grezzo purtroppo, però è lì. Sì, ma il gioco ti deve soddisfare mentre lo giochi. Cioè, tu devi godere, il discorso che facevo prima di Baldur's Gate, che godi intellettualmente. Diablo 4 è un andare avanti a killare mob per neanche avere la soddisfazione di un level up significativo. Ho sempre fatto l'esempio delle Fireball. Fireball di livello 1, 10 danni. Fireball di livello 2, stessa Fireball, 20 danni. Di livello 3, 30 danni. Ma fammi sparare due Fireball a una certa, no? Ma fammi un level up che mi incentivi. Mamma mia, ragazzi, i talenti di Diablo sono una roba che... Cioè, tu livelli e non hai neanche voglia di mettere i punti, tanto non cambia niente, cioè, è assurdo. È assurdo per un action RPG avere questo sistema qua, è veramente assurdo. Sì, endgame, inutile, ripetitivo. Vabbè, Diablo Immortal era sicuramente un gioco peggiore di Diablo 4, ovviamente, su questo non c'è dubbio, però il problema è che ha lo stesso stile, lo stesso andazzo di fondo, la stessa voglia di guadagnare. E questo è brutto, è bruttissimo, soprattutto se pensiamo che a fronte di questo hanno venduto 13 milioni di copie. Perché la gente è stata di nuovo colpita dall'hype. Di nuovo hanno speso i soldi senza pensare, senza aspettare. Cioè... Ma porca miseria, ragazzi. No, ma... Cioè, non si può fare un discorso così. Bisogna proprio cambiare il paradigma, perché se noi continuiamo con questo andazzo, poi... non è che ci possiamo lamentare se non escono i vari Baldur's Gate come piacciono a noi, eh? Cioè, è molto semplice la faccenda. Andiamo avanti. Immagina fare una season senza ladder. Se non fosse stato un Diablo non l'avrebbe giocato nessuno. Sono d'accordo, sono d'accordo. E così, questa è la verità. Questa è la verità. Se non avesse avuto il nome Diablo, avrebbe fatto la fine di Wolfen o di tanti action RPG tutto sommato dimenticabili che possono intrattenerti una, due settimane, dopodiché basta. Dopodiché basta. Vi faccio però presente anche questo, rimarco quanto detto già in live precedentemente, non facciamo l'errore di considerare Diablo peggio di Diablo 4, peggio di quello che è, soltanto perché ce lo aspettavamo diverso e aveva il nome Diablo. Allora, il nome Diablo certamente è una ferita ancora aperta, però il gioco Diablo 4 va giudicato in quanto tale e non con maggiore cattiveria soltanto perché c'ha il nome Diablo e quindi siamo tutti delusi della fine che ha fatto il franchise Diablo, ok? Va giudicato comunque con il tentativo almeno di imparzialità.
Ok, vabbè, sì, avete tutti, cioè c'è proprio un consenso unanime sul fatto che non vada bene, non sia piaciuto Diablo 4. Blizzard ha dato ragione a tutte le mie criticità, un gioco che finisce fondamentalmente, sì, va bene, tutto giusto. Sì, vabbè, siete tutti d'accordo su Diablo, direi che poi tanto torneremo a parlarne perché adesso c'è la parte di vostre considerazioni sull'hardware e poi di nuovo la parte su Diablo. Quindi adesso andiamo di nuovo sull'hardware, così leggo tutto ciò che mi avete scritto. Allora, BD Silma a Natale si cambia il PC. Lui ha un 6700K, non riuscirà a giocare a Starfield. Vabbè, secondo me girarlo lo fai girare. Io ho un 7700K e non intendo cambiarlo prima dell'uscita di Starfield. Quindi spero che lo reggerà, ma sono abbastanza convinto che lo reggerà. Poi magari non andrà benissimo, dovrò mettere le texture a medio o forse addirittura a low. Però cercheremo, dai. Scusate il rumore di fondo, se c'è un minimo rumore di fondo, ma ho messo il ventilatore a cannone perché sennò io stavo morendo, stavo già iniziando a pezzare, facevo schifo, c'è cioè una roba. Ci sono. Vabbè, qua segna 28 gradi, penso che in camera qui in mansarda ce ne sono 32, una roba pazzi. Blizzard, va bene, no, basta Blizzard. Oh, Red Day, sono upgradato il PC, ma solo con le RAM nuove di DDR4, portando un PC a 32 GB di RAM. Sì, secondo me 32 GB di RAM oggi per gli utenti un po' più enthusiast come noi sono la quantità da avere. Io avevo cambiato, vi ricordate, un paio d'anni fa. Per Flight Simulator le avevo aggiunto 16 GB di RAM ed effettivamente erano serviti. E più volte mi è capitato con altri miei amici con cui gioco quasi quotidianamente, che hanno 16 GB di RAM, di sentire da parte loro problemi, specialmente nei giochi un po' meno ottimizzati, tanto ormai lo sono tutti, no? Ma per dire Tarkov per un periodo aveva dato dei grossi problemi. Se avevi solo 16 GB di RAM, lo dovevi riavviare ogni volta che facevi un raid perché saturava, faceva memory leak, no? Quindi 32 GB di RAM, andate tranquilli, ragazzi. Secondo me è la cifra giusta per oggi. Scusate per l'imprecisione sul socket 1151, è stato un lapsus freudiano. Io. C'ho il mio bello 1151 che è ancora lì che regge, allora doveva reggere ancora, non nei miei pensieri. Va bene. No, no, allora i nuovi socket, ragazzi, sono i 1700, 1700, 1700 comunque. Se non erro il 14700K anche due core in più del 13700. Ah, guarda, questo devo dirti, io non ho nessuna certezza perché sai che a Intel adesso stanno facendo queste nuove architetture che hanno i P core, gli E core, mettono di più, di meno, gli i5 hanno tot P core, tot E core, gli i7 ne hanno tot, gli i9 ancora diversa. Quando uscirà lo sapremo. Poi, sai, P core, E core. E anche il numero di core in generale vale fino a un certo punto, cioè certo è sempre meglio avere più core che meno core, però se io ho 20.000 core e poi vado a 1 GHz, il processore fa cagare ovviamente, quindi deve o ho 1 MB di cache, il processore fa cagare, quindi bisogna vedere, ecco. Io francamente dalla mia esperienza dei videogiochi in linea di massima per me la cosa più importante è la frequenza. Quindi gigahertz, poi viene la cache, solo infine il numero di core. Ok? Se devo, cioè a parità di condizioni, io vorrei un processore a 6 GHz, 4 core. Ok? Cioè per dire all'estremo. Poi ovviamente è più complesso di così, però in linea di massima, ecco, ci sono, come dico sempre, no? Sono queste le tre cose che vanno considerate nei processori per il gaming. La frequenza in termini di gigahertz, la cache in termini di megabyte e il numero di core. Però il numero di core, secondo me, è la cosa meno importante per noi che facciamo gaming, in linea di massima. E infatti anche Sky Heroes sta dicendo: ho preso oro solo la scheda video, un gigantesco collo di bottiglia sulla CPU. Siamo in tanti a essere così, eh. Ma perché gli ultimi processori non sono molto convincenti, come vi dicevo. Di conseguenza bisogna ragionare un attimo prima di capire cosa prendere.
Baldur's Gate 3 mi gira bene, addirittura con un 2600K 16 GB di DDR3 una 6650 XT. Sì, ma perché Baldur's Gate 3 è un gioco che il processore lo usa pochissimo, è un gioco a turni che renderizza un mondo virtuale tridimensionale, cioè il processore viene utilizzato zero su Baldur's Gate 3. Viene usata principalmente la scheda video. Infatti, tra l'altro, questa qua è un altro sistema per vedere da cosa siete bottleneccati. Questo è divertente, questo è un sistema un po' hardcore. Voi riaprite il vostro Libre Hardware Monitor e andate a cercare qua il consumo, ok? Allora, se voi siete limitati dal processore, vedrete che la vostra scheda video più di un tot non consuma. Cioè, magari arriva a consumare, non lo so, 120 watt, no, poi dipende da scheda video a scheda video, quindi è molto difficile fare un po' queste rilevazioni a spanne. Però in generale voi vi accorgete di un bottleneck quando vedete che uno dei due componenti, processore o scheda video, sta tirando un casino e l'altro invece va piano, comunque sta consumando poco, sta lavorando poco. Lì vi accorgete che è uno dei due che sta limitando, no? Baldur's Gate 3 è abbastanza leggero, e più che leggero è che appunto è solo basato sulla scheda video, quindi chiaramente è un gioco facile da far girare bene, no? Poi con le schede video moderne che sono velocissime, un gioco che tra l'altro non ha neanche il ray tracing, no? Baldur's Gate, quindi figurati, va a cannone. Sì, il processore ragazzi con Baldur's Gate è importante. Ah, ecco, Jedi Survivor è un gioco notoriamente ottimizzato col culo, capito? Sì. Beh, ma ragazzi, c'erano. Secondo me, c'è stata una generazione di componenti. Vedo anche 00X Under Gamer. Ce ne sono tanti che avete quei processori lì. C'è stato un periodo in cui facciamo, non so, tipo 2012-2014, ma in cui uscivano dei processori pazzeschi che nessuno si rendeva conto di quanto fossero veloci. Tutti che dicevano sì, il nuovo processore, va bene, lo prendiamo. Oh, chi ha avuto la fortuna di comprare il processore all'epoca se lo tiene ancora oggi. Ci sono processori che tengono 10 anni di utilizzo di quelle generazioni lì, soprattutto quelli Intel, anzi esclusivamente quelli Intel. Sono straordinari, ma mio padre lo stesso ha uno di quelli, per esempio, quindi l'ho visto proprio nella mia esperienza. Sono processori eccezionali, sono usciti tra il 2012 e il 2014, non chiedetemi perché, è stata una generazione fortunata, avevano un processo produttivo particolarmente compatibile, non si rompono, vanno ancora abbastanza forte, non scaldano, cioè proprio dei gioielli. Quindi se li avete, no, adesso è ora di upgradare ovviamente, sono passati 10 anni anche il caso, però sì, sono stati veramente top. 12-14, metterei un po' quel tempo lì. Dragon Age Origins del 2009 con la 4070 Ti, quasi 4000 fps in Full HD. Allora ragazzi, io adesso però qua, beh, è bellissima questa cosa che mi scrivi Skyros, però ti devo bastonare. Perché allora ne approfitto per insegnarvi una cosa molto importante. Allora, io non sono un fanatico di Greta Thunberg, ok? Però penso che ci siano delle buone ragioni. E poi anche per il vostro portafoglio, ragazzi. Limitate sempre i frame. Limitate sempre i frame. Sempre. Per farlo andate qua, se avete una scheda Nvidia, andate sul pannello di controllo Nvidia, andate in Gestisci le impostazioni 3D, andate in Impostazioni globali, scendete giù e trovate questa opzione qua. Frequenza fotogrammi massima, mettetela a 2 o 3 frame in più della frequenza massima di refresh del vostro monitor. Quindi se avete un monitor 70 Hz, mettetela a 72, se avete come me un monitor 144 Hz, mettetela a 146-147, se avete un monitor a 200 Hz, mettetela a 202, fate comunque mettetela lì e poi mettete anche frequenza massima, fotogrammi, applicazione in finestra, il minimo. Questo vi fa sì che quando voi premete Windows e tornate a Windows, il gioco vi gira a 20 fps anziché a cannone. Tanto non ci state giocando, siete tabbati, che cazzo ve ne frega che giri forte. E anche quando siete a schermo intero, comunque il gioco
non gira mai a più frame di quelli che materialmente potete vedere, perché ovviamente il monitor più di un tot non ve li fa vedere, no? Se è un monitor a 70 Hz farà vedere 70 frame, se è a 140 ne farà vedere 140. Perché questo? Per due motivi. Usura, costi. Meno frame. Se voi renderizzate, come dice il buon Sky Heroes, Dragon Age del 2009 a 4000 fps, la scheda video sta lavorando a cannone, ma voi cosa ve ne frega? Quindi scalda un casino, consuma un casino, si usura un casino, voi state spendendo un casino, ma voi cosa vi importa? Ma girate ai frame che volete girare. Io addirittura, quando non ho un gioco che va fluidissimo, cioè quando non ho un gioco che arriva a 144 fps, ma magari sta sui 90, no? 80-90, io lo limito a 72. Io ho un monitor 144 Hz, divido per 2, 144 diviso 2 fa 72, e metto 72 come limite di frame. Voi dite, ma è poco, sì, vabbè, ma ho perso 10 frame, eh? Come mai lo metto a 72? Perché 72 è la metà della mia frequenza di refresh e quindi è un numero divisibile, non vedo screen tearing, non vedo le righe, sapete lo screen tearing, non mi serve attivare il V-Sync a quel punto lì. Anzi, è come se avessi attivato il V-Sync, perché il V-Sync, che vi toglie lo screen tearing, sincronizzando gli FPS alla frequenza di aggiornamento del vostro monitor, si esplica attraverso doppio buffering o triplo buffering. Cosa vuol dire? Vuol dire numero di FPS massimo diviso 2, doppio buffering, o diviso 3, triplo buffering. Quindi di fatto fai la stessa cosa. E risparmiate un sacco energeticamente. Quindi fatela, è sta roba, raga. Io sono dovuto salire da 16. E se vi capita anche, pigliatevi MSI Afterburner e undervoltate un pochettino la vostra scheda video. Così guadagnate una trentina, quarantina di watt se vi va bene in consumo energetico, avete le temperature molto più basse. Tanto della performance all'ultimo grido non ce ne frega niente. Non ci interessa avere 190 frame. Bastano 170, 160, basta la frequenza di refresh del monitor. Non servono. Le schede video moderne sono per il 90% dei casi overkill, cioè sono molto più potenti di quello che a noi servono. Quindi facciamoci furbi, sfruttiamole il giusto, così scaldano meno, consumano meno e durano di più. Poi il giorno che avete upgradato il processore, volete andare a 200 frame perché vi siete comprati il nuovo monitor, coso? Allora va bene, se vi serve, certo, fatelo. Ma se siete un po' esperti del vostro uso, pensateci, perché secondo me questi sono tutti accorgimenti, anche questo qua dell'undervolting sono accorgimenti importanti, fanno la differenza. Cioè, ma sapete cosa vuol dire 30-40 watt in meno di utilizzo costante? Vuol dire che se io mi faccio 6 ore di sessione di Baldur's Gate e consumo 40 watt di meno, alla fine del mese ho pagato 20 euro di meno. Magari no, 20 euro no, però magari avrò pagato 8-10 euro di meno. Lo fate per tutto e avete un buon risparmio. Scalda meno e soprattutto vi dura anche molto di più il componente. Se volete poi vi spiego come fare. Così come vi spiego anche. Ecco, mettiamola ai voti, poi guardo cosa mi rispondete. Io ho due cose che vorrei mostrarvi, non oggi perché è lunga, però magari un altro paio di live sempre basate sull'hardware. Una prima live che vorrei fare è una live di spiegazione di cosa fa cosa, cioè a cosa serve il processore, a cosa servono i gigahertz, a cosa serve la cache, a cosa servono i core, a cosa serve la RAM, a cosa serve la scheda video, a cosa servono le frequenze della scheda video, a cosa serve la memoria della scheda video, a cosa serve la VRAM, eccetera. Quindi no, quello è un primo coso che se vi interessa mi piacerebbe molto farvi perché vedo tanta disinformazione e nessuno capisce un cazzo. La seconda cosa che vorrei farvi vedere è come ottimizzare i propri componenti, cioè pigliate MSI Afterburner o magari andate sul BIOS per il processore e tirate lievemente giù i voltaggi, perché guadagnate un sacco in termini di temperature e riscaldamento e consumo energetico. Poi magari perdete 5 frame. Ne fate 120, ne farete 115, ma avete 10 gradi di meno e pagate meno la corrente. Mamma mia, si potrà accettare di fare 115 frame anziché 120? Io penso di sì, ecco. Poi magari per voi no, fate come vi pare, io ve lo consiglio comunque.
Andiamo avanti con le vostre domande. Ah, scusate, ho detto milestone perché sono anche lì. Quando ho citato assetto corsa competizione, ho detto milestone perché sono ovviamente io ancora ancorato al passato. Io vivo nel 1990. L'ha fatto Kunos Simulazioni, ovviamente. Scusatemi, cari amici di Kunos Simulazioni. Vabbè, anche Milestone era una grande casa italiana di videogiochi rispettabilissima, però è vero, assetto corsa simulazione di Kunos Simulazioni. È vero, è vero. Ah, il genio, vi è piaciuto, questo qua che ha collegato il raffreddamento all'aria condizionata. Questo è un tipo, questo è un tipo. Io andrei volentieri a casa sua a vedere come funziona sta roba qua. Dopodiché, non penso che me lo potrei permettere. 1200 watt, ragazzi, full carico questo computer, sì. Sì, guardate. Esatto, in ingresso è il sistema di condizionatore, in uscita è il sistema di riscaldamento. Hai ragione, Stardust, è così che deve fare. Raffredda col condizionatore e riscalda l'ambiente. È così, ma certo, ma lo dicevo prima, no? 1200 watt di computer, d'inverno ti riscaldano casa. Cioè, d'inverno ti riscaldano casa. Buonasera Telstar, perché guardo i consumi? Perché è bello guardare i consumi. A noi nerd ci piacciono tanto i numeri e ci piace tanto ottimizzare le cose, almeno a me. E io provo a portare un po' della mia passione anche a voi. Sì, sono watt, quelli che abbiamo visto prima. Sì. Clay è prevenuto. AMD mai nella vita. Oh, posso dire che anche io lo sono. Mi sto cercando di ricredere terribilmente. Sono aneddoti personali, quindi non seguite minimamente quello che dico. Io ho avuto tanti problemi con gli AMD, soprattutto con le schede grafiche in passato AMD. E non le ho mai più comprate, ho solo preso Nvidia da 15 anni, direi ormai. Però i processori nuovi devo ammettere che non sono così male. Io li ho visti proprio in funzione. Mio padre ha un AMD, molti miei amici hanno un AMD, io ho visto girare i nuovi AMD, vanno forte, sono buoni, quindi è ora di ricredersi probabilmente. Sì, questi 7800 X3D, dice Failplast, sono d'accordo, sono superiori ai 13700K, soprattutto a parità di prezzo, sono d'accordo. Sono una tecnologia migliore. Vediamo Intel cosa tira fuori con i nuovi 14700K. Però sì, al momento la superiorità ce l'ha AMD. Ma posso dire, sono abbastanza convinto da quello che non lo so, poi magari mi sbaglio, però ho il sentore che Intel tirerà fuori un bel coniglio dal cilindro con questi nuovi 14700K. Infatti li sto aspettando al varco, ci spero tanto. Clay ha fatto un PC nuovo con il 13700K e ne è comunque felice. Beh, guarda, se riesci a raffreddarlo bene è un ottimo, cioè un processore velocissimo, Non c'è dubbio. Invece Silma vuole un i5 per il suo prossimo PC. Io veramente non vorrei proprio lesinare sul processore e prendere l'i5 per quanto sia ampiamente sufficiente per il nostro gaming, mi sembra comunque di stare un passo indietro. Quindi piuttosto aspetto, metto un paio di soldi da parte ancora, ma voglio l'i7. Anche psicologicamente, non so come dire. Poi è vero, basterebbe un i5. Però voglio l'i7, mi dura anche di più perché è più veloce, dura più a lungo. Il 13.000. Va bene. Ask Zorogi è una mitragliatrice. Beh, sono contento. Ah, d'Alba è peggio. Volentieri vengo ad Alba un giorno. Bella Alba. Ask deve tornare. In che senso devo tornare? È già tornato. No, devo ancora andare via. Questa è la verità. Andrò la prossima settimana, qualche giorno. Io sono passato da 6 alla prima pubblicità della Intel, lol. È partita la pubblicità della Intel, probabilmente mentre parlavo male. Ci vogliono comprare. Ho il condizionatore acceso, la temperatura non scende sotto i 27 gradi. Ma averne 27. 27 da ricchi. Fammi vedere quanto siamo qua. 30. Io ho 30 gradi in questo momento in mansarda. Quindi sì.
Va bene, questa era Stardust, sempre le domande precedenti. Mi perdo sempre la chat, sì, perché quando riavvio lo streaming, beh, ma perché poi siete anche molto loquaci, ragazzi, è un piacere questa chat così attiva. Adesso arriviamo al fondo, con calma. Con Baldur's Gate 3 il PC è un fornetto, limitate i frame, ragazzi, limitate i frame, fidatevi di me, in Baldur's Gate c'è perfino l'opzione, limitate i frame. D'estate giocate a 90 fps, non saranno 144, ma vanno comunque bene, meglio così che far morire di caldo voi e il povero componente. Tra l'altro, ripeto, ragazzi, quando la temperatura ambientale sono 30 gradi, cioè se voi paragonate lo stesso gioco, no? Voi giocate oggi a Baldur's Gate 3 e vedete la scheda video, la scheda, non so, il processore che vi fanno 75 gradi, che oggi si raggiungono, eh. E dite, caspita, un po' caldino, ma anche 80, dice 80 già iniziate ad aver caldo voi perché siete preoccupati. E dice, come mai 80 gradi? È perché ci sono 30 gradi di temperatura ambientale, Dio santo, se ce ne fossero 20 farebbe 70 gradi. Perché è uguale, il rapporto è uno a uno, eh. Scaldare lo stesso, la stessa materia richiede sempre la stessa energia. Cioè, salire di 10 gradi, un pezzo di silicio sale di 10 gradi, tra i 10 e i 20 gradi richiedendo la stessa energia che gli è richiesta per salire da 70 a 80 gradi. Quindi un grado di temperatura ambientale sugli stessi componenti corrisponde a un grado in più. Sulla loro temperatura di funzionamento. È così. È bella la fisica quando torna tutto, no? Bellissimo Baldur's Gate 3, sono d'accordo, sono molto contento che vi piaccia. Sono proprio personalmente contento che ci siano tanti che apprezzano Baldur's Gate 3 perché Dio santo, finalmente un gioco come lo farei io. Ricordo che il porting di Red Dead Redemption sta vendendo un sacco. Ah, benissimo. A che temperatura? Cioè, benissimo, no, per niente. Questo però lo diciamo a Plinius, perché è Plinius che è particolarmente incattivito con Red Dead Redemption e ha ragione. E ha assolutamente ragione. Io che non sono un grande fan, vi dico, raga, ma non comprate il remake di... Cioè, neanche la riedizione a prezzo pieno di un gioco del 2011, ma io non lo comprerei mai nella vita, quindi non so perché la gente lo compri, però evidentemente no, gli piace talmente tanto che... Va, boh. A che temperatura dovrebbe stare la CPU durante i gaming? No, sotto gli 80 gradi. Tra 70 e 80 oggi i componenti vanno benissimo, non è un problema. Diciamo che quando superi stabilmente gli 80... Puoi iniziare a interrogarti se magari pulire le ventole, rimettere la pasta termica, vedere se non c'è un airflow orribile all'interno del case, ecco, però sì, dai, secondo me se stai anche sui 75-76 va benissimo. Considera che il mio sta così, il mio sta 72-73, quindi va bene. Quando è sotto sforzo, se no anche meno. No, e poi quando iniziate a vedere 85-90 gradi, allora lì ci sta a iniziare ad avere caldo anche voi stessi, diciamo. Per quanto riguarda Baldur's Gate 3, ah, sono con te. Guardate che bella cosa che scrive Stardust. Stardust dice: per quanto riguarda Baldur's Gate 3, vi ringrazio molto perché grazie a voi mi sono appassionato a un genere di livello superiore. Allora, io non arriverei al punto da dire, per me lo è, io sono d'accordo con te, ok? Però dovendo fare informazione un po' così, cercando di essere moderato, non direi che ci sono dei generi intrinsecamente superiori ad altri. Ma più intelligenti sì, più appaganti sì. E in generale, diciamo, Baldur's Gate 3 è un gioco di qualità superiore, al di là poi del genere che incarna. Quindi, sotto questo punto di vista, 100%. Dal punto di vista soggettivo, sono d'accordo con quanto dici tu. Viva i turni, viva il tab targeting, viva i giochi dove devi far lavorare il cervello. È ora di riscoprire un po' anche questo modo di giocare. Ok, dovremmo aver finito il discorso dell'hardware. Torniamo su Diablo 4. Avete un po' di robe su Diablo 4. Redexon ormai Diablo 4 c'ha il dente avvelenato. Redexon ti ha rubato la ragazza Diablo 4. Il Battle Pass è una vergogna. Non hai conferma, ecco, però almeno cioè, anzi, non almeno, ti ringrazio Redexon di aver confermato quanto dici tu, quanto dicevo io, cioè il Battle Pass di Diablo 4 è talmente cragnino che non ti dà neanche sufficienti soldi per comprare l'oggetto che costa meno nello shop.
Esatto, il mio modello di Battle Pass è tipo quello di COD. Infatti io quello di COD l'ho fatto due Battle Pass. E avrei i soldi per prendere quello di adesso, se volessi. Ho fatto il primo e il secondo, no? Quello di Almazra e quello di Ashika Island. E entrambi i Battle Pass ti davano sufficiente denaro da comprare quello dopo. Anzi, ti davano 200 monete di più se lo facevi tutto tutto. Quindi ti potevi anche togliere uno sfizio. Erano molto onesti quelli di COD. E infatti, io l'ho giocato tanto quest'anno, gli ho dato i miei soldi, mi sono fatto due intere season di Battle Pass, della durata, se non sbaglio, di 2 mesi l'una. Quindi giocando 4-5 mesi a COD con piacere e tornando anche, diciamo, avendo anche un ritorno in qualche misura economico compatibile col divertimento che mi ha dato. Devono darti i soldi sufficienti per comprare il successivo, è così. Anche a me dispiace tanto per Anubis, ma posso dirti, secondo me Anubis si può reinventare con Diablo 3. Torna su Diablo 3. Paradossalmente c'è il rischio che abbia più interesse Diablo 3 in futuro che Diablo 4, se questo è l'andazzo, eh. È paradossale, ma non del tutto irrealistico. Poi penso che, allora, penso che succederà così. Penso succederà che nel corso del tempo Diablo 4 migliorerà molto, come è già successo con Diablo 3, perché è naturale che questo genere di giochi migliori col tempo e alla lunga gli sviluppatori tirino un po' fuori la testa dal culo, o magari non gli sviluppatori, ma gli uomini incravattati che poi prendono le decisioni, no? Quindi è possibile che succeda. Cioè, notate questo, non più tardi di ieri o l'altro ieri al salotto degli MMO vi dicevo, secondo me New World entro un anno chiude, secondo me Palia entro un anno chiude. Io non dico una cosa del genere di Diablo 4, perché non c'è paragone comunque, è perché mi sento di avere una fiducia maggiore nel progresso che il gioco può fare nel corso del tempo. Questo io devo essere sincero con voi, è una cosa che non ho prove per dire, ma me la sento un po'. Quindi la vedo così. Scusa, sono sponsorizzato da Pantè. Allora, cosa dite qua? Ah, è stata aggiornata la finestra delle prossime uscite sul sito. Ben fatto, Plinius, grazie mille. Andate su mmo.it, sulla destra vedrete le prossime uscite. Da desktop, non da mobile. Dobbiamo fare la pagina anche per mobile, magari. Copiamo, adesso vedo. Vado, mi è venuta un'idea. Se in Blizzard non si svegliano, Path of Exile 2 gli darà il colpo di grazia. Lo penso anch'io. Penso anche che ci sia un altro concorrente da guardare, eh. Lo sapete, qua ne siamo tutti a conoscenza. Titan Quest 2, ovviamente. Titan Quest 2, ragazzi, è quello che io aspetto di più Titan Quest 2 di Path of Exile 2, eh. Titan Quest 2, secondo me, se lo fanno bene, è lui che se li pappa tutti a colazione, questi. Però devono farlo bene. Solo che ho molta più fiducia nei confronti di questi piuttosto che in quelli di Path of Exile, non parliamo della Blizzard. Il problema di Path of Exile 2 è che è veramente un po' un more of the same, cioè hai di nuovo le season, di nuovo da ricrearti i PG, ogni volta che ti ricrei il PG devi rifare tutta la campagna, l'hanno già confermata, sta roba qua. Cioè, ma voi avete voglia di rifare ogni volta tutta la campagna per il PG nuovo, per la season nuova? Ma basta, ma no, non ho più voglia di fare queste cose, quindi non è che proprio sono hypatissimo per Path of Exile 2. Invece per Titan Quest 2 sì, di più. Non sono hypato lo stesso, ma lo aspetto più, con più curiosità, ecco, diciamo così. Sento parlare di Balmung of the Woods. Sento parlare di record riguardo le vendite di Baldur's Gate 3, ma non ho capito bene cosa si intende per record, visto che nessuno ha accesso alle statistiche di Steam di sempre, ma solo alle statistiche settimanali. Non ho idea neanch'io, ma a me non risulta che abbia fatto dei record particolari. Ha venduto molto bene, vediamo un po'. Baldur Gate 3 Steam Charts. Steam Charts sono gli unici indizi pubblici disponibili per Baldur's Gate 3, che ha raggiunto un picco di 875.000 giocatori, quindi ha venduto una follia, e al momento stanno giocando 540.000 persone, quindi è un risultato eccezionale. Per un gioco del genere è un risultato eccezionale, cioè da leccarsi i baffi, e penso che alla Larian in questo momento siano sullo yacht col caviale e lo champagne, se lo meritano,
direi che possono spenderselo il milioncino per festeggiare, perché veramente un risultato così su un gioco del genere è top. Mi rinnova la fiducia nei confronti dell'industria. Allora, che molti stiano giocando a Diablo 4 e appena esce Path of Exile 3 lo abbandoneranno è del tutto possibile. Ma questi esodi di giocatori in prossimità di un prodotto simile si sono sempre verificati. Il problema è poi quanto durano. Nel senso che io mi ricordo molto bene quando giocavo a World of Warcraft serio, e vi parlo del 2008, 2007, 8, 9, 10. In quell'epoca erano usciti uno zilione di Morpg, Warhammer Online, Age of Conan, Ion, e tutti ogni volta che usciva uno di questi dicevano: "Ah, beh, adesso tutti quelli che giocano a WoW andranno a giocare altrove". E io che giocavo WoW vedevo questo, andavo a Orgrimmar, la capitale dell'Orda, il giorno in cui usciva Ion, ed effettivamente c'era meno gente. 2 giorni dopo che era uscito Ion c'era il minimo di gente in assoluto. Poi il terzo giorno c'era di nuovo un po' di gente, il quarto giorno era di nuovo decisamente trafficato e nel giro di una settimana erano tornati tutti. E quindi, capite, bisogna vedere quanto dura. Quindi è possibile, anzi è quasi certo che ci sia un esodo degli appassionati che vogliono provare un prodotto simile cercando e sperando di trovare qualcosa di meglio. Però poi non è detto che lo trovino veramente e ci rimangano, è molto raro. Diablo 4. Allora, Diablo 4, così per dire ancora una roba, visto che parlate del costo di Diablo 4, anche quello è un problema. Se Diablo 4 costasse la metà di quello che costa, avrebbe avuto la metà della shitstorm che ha ricevuto. Il problema è che te lo fanno costare 70 euro o 90 per l'accesso anticipato, siete proprio dei money grabber, cioè volete proprio prendermi il borsello a piene mani, non ha senso. Non ha senso un costo così per quello che viene offerto, regà, mi spiace. Baldur's Gate viene venduto a 60 euro, Elden Ring su computer era anche 60 euro, Non è difficile giustificare quelle cifre, anzi, è proprio un po' impossibile. Quindi riducete anche i prezzi e avrete più clemenza, dico io a Blizzard. Fatevi un po' furbi, diamine, lo sapete anche voi che non avete il capolavoro tra le mani. E se non lo sapete, cazzo, come fate a non saperlo? Come lavorate? Quindi fatelo pagare il giusto. Bella questa cosa, ho citato prima Wolsen dicendo se Diablo 4 non avesse il nome Diablo 4 avrebbe fatto la fine di Wolsen. Non ho ricevuto le risposte che mi aspettavo, perché qua c'è gente che dice: "No, ma guarda che Wolsen è meglio di Diablo 4". Cioè, va bene, non lo so, secondo me Wolsen era proprio un po' bruttino, era anche peggio di Diablo 4. Però vabbè, dai, non lo so, ci può stare che a qualcuno piaccia. Io non lo gioco. Non ho giocato né Wolsen né Diablo 4 in realtà. Poi sì, Diablo 4 ovviamente l'ho giocato anche un po', però per me giocare ai giochi vuol dire una cosa diversa, vuol dire farsi trasportare, vuol dire conoscerli a fondo, vuol dire entrarci dentro, prendersi bene. Non posso dire di averlo fatto con Diablo. Quanti watt per il ventilatore? Non lo so, deve essere. Questo è buono, è nuovo, l'ho comprato quest'anno su Amazon, ho speso un botto di soldi, Roventa, 100 euro. Non volevo fare pubblicità, mi è uscito così, come se fossimo tra amici. Vabbè, niente, ho cercato su Reddit, è quello tipo più votato. Poi se Roventa mi ascolta, magari mi dà un altro paio di robe, io gli faccio anche il sponsorship. Se ci sei, Roventa, dacci un segno. Pronto, pronto, Roventa, dacci un segno. MF5. Ah, ecco, Telstar mi fa presente che il nuovo 14700K, penso, perché adesso sono arrivato di nuovo in un'altra parte della chat, avrà 4 E-core in più rispetto al 13700K, suppongo. Confermami se è vero quanto detto. Beh, se è così, ok. I 4 E-core sono P-core sono i performance core, quelli che vanno più veloce, E-core sono quelli più efficienti energeticamente. Non mi sorprende effettivamente se è vero quanto dice Telstar che avrà più E-core dell'altro, perché
come abbiamo visto finora, uno dei gra il grande problema del 13700K è che consuma troppo. Quindi, magari se riescono a ottenere la stessa performance, ma con dei core più ottimizzati energeticamente, ottimo, no? Risolvono il principale problema. Quindi performano forte, ma non consumano più quanto consuma una centrale nucleare. Via, no? E non scaldano neanche più così tanto. Che gioco è? Ah, Immortals of Aveum. BDC, ma mi linki un gioco che io non conosco. Immortals of Aveum. O Aveum. Che diavolo, non so cosa sia questo gioco. Non lo conosco, mi dispiace, Silma, mi cogli impreparato. Comunque, a quanto pare ha dei requisiti minimi fuori scala. Ok. No, ma Telstar CPU, Baldur's Gate 3 molto poco. Giusto quando passi i turni che l'IA fa quattro calcoli, ma se no quando giri per la mappa. Pura scheda video. Ecco, meglio il triplo buffering nel V-Sync, Jack Twitch è un po' più fluido. Ah, sono contento che vi siano piaciuti questi tips di risparmio energetico, eh. Se io ho imposto lo schermo direttamente in impostazione schermo di Windows a 60 Hz invece di 165, va bene lo stesso? No. No, perché sono due cose collegate ma che provengono da fonti diverse. Questa è la domanda che fa Rami, no? Lui dice: ma io vado qua su Windows, tu mi parli di ottimizzazione, però poi io faccio tasto destro, impostazioni schermo, vado qua e dove cacchio è che metti impostazioni schermo avanzate, la frequenza di aggiornamento, no? Gli metto anziché 140 Hz, gli metto 60 Hz, è la stessa cosa? No, perché questo è come funziona lo schermo. Diverso è come funziona la scheda video. Cioè, io in questo momento, poi tra l'altro, al desktop ci sta avere tanti frame, tanto il desktop quanto vuoi che consumi, non stai mica renderizzando una roba in 3D devastante, no? Di conseguenza tu prendi il tuo 100, tu al desktop metti il massimo, lo schermo lo setti al massimo. I giochi li setti come vuoi tu per risparmiare un po' energeticamente, diciamo, oppure perché non hai screen tearing, no? Come dicevamo e così via. Teniamo questo che mi gasa. Ed è anche un po' scuro così non mi acceco. Per cui, cioè, per finire il discorso dei frame e degli hertz, la scheda video può renderizzare anche robe a migliaia di frame. Il problema è che poi tu non te ne accorgi perché non vengono renderizzate a schermo, cioè non appaiono a schermo. Se lo schermo non fa più di tot, tu non lo vedi, ma non vuol dire che la scheda video non stia lavorando. Quindi tu stai sprecando di fatto un sacco di energia per non avere nulla. È per questo che io dico assolutamente, ragazzi, limitate i frame nei termini che vi ho detto. Aprite il pannello di controllo Nvidia, mettete limite frame a schermo intero, la risoluzione, gli hertz del vostro monitor, e ridotto icona al minimo 20 fps. Le live di spiegazione sono sempre utili, dice Stardust. Sì, portale, va bene, ok. Loki Hamilton dice: io tolgo anche il turbo boost al processore quando gioco a giochi a cui vado comunque 80-100 frames. Ad esempio, League of Legends vado 140 fps senza turbo boost. Il processore del mio notebook sta a 58 gradi invece che circa 80 col turbo boost attivo. Loki Abolition è una persona molto intelligente e infatti vi invito a seguire il suo esempio. Ovviamente queste sono cose che per farle dovete conoscere un po' bene l'hardware che avete, quindi. Voi dite, no, lui dice: io ho già un gioco che va velocissimo, non ho bisogno di attivare queste ottimizzazioni che mi fanno consumare più corrente, scaldare di più il computer, usurare più in fretta i processori, eccetera, perché tanto vado veloce uguale. Ciò che lui cita, ad esempio, è il Turbo Boost, che è una tecnologia di Intel che si attiva o disattiva dal BIOS, scusate, ha a che fare con le frequenze del processore, e quindi se è disattivato il processore va un po' più lento, ma consuma e scalda anche molto di meno. Quindi se i giochi già vanno veloci è inutile attivare anche questa ottimizzazione, tanto non vi serve.
Allora porteremo qualche live in più di spiegazione hardware. Servono i pannelli solari, veramente. Ah, anche 400 watt di PC scaldano e come? Beh, io qua comunque già solo con, ripeto, pochi, fate 350 consumerò. D'inverno lo sento, che fa più caldo. Di brutto anche. AMD va forte sul single core invece Intel sul multi. Ma sì, dipende, però la cosa fondamentale, come ti dice anche Telstar, dei nuovi che sono usciti è la cache. È questa roba che si sono inventati gli ingegneri indiani di AMD, a cui vanno i miei più grandi complimenti. Quella che leggete qua sotto, cache L3, che è il mio vecchissimo, ormai vetusto, i7-7700K, ha nei termini di 8 megabyte, cioè pochissimo. Oggi il nuovo 7800X3D ha 106, 108, un casino megabyte di cache. La cache significa semplicemente che il processore può computare un blocco di informazioni maggiore, rendiamola così, e quindi ovviamente è utile quando hai cose grandi da computare. Un esempio tipico che io vedo, e che non vedo mai, caspita, nei benchmark, è il database di Football Manager. Se avete mai giocato a Football Manager, sapete che Football Manager ha un database gigante di svariati gigabyte che deve essere caricato sempre tutto costantemente, soprattutto quando fate partire la partita per la prima volta. Perché dentro il database ci sono, no? I nomi dei giocatori, le statistiche, gli stadi, i tifosi, c'è tutto, no? E il fatto di avere una cache grandissima dà un'enorme mano a caricare questo database mastodontico. Così come dà un'enorme mano a caricare i modelli e le texture mastodontiche dei giochi di oggi, tipo Hogwarts Legacy, che è il peggiore in questo senso. Anche Kerbal Space Program 2 fa super cagarissimo in termini di ottimizzazione. La cache può essere molto utile in questo senso qua. E così come i gigahertz, molto meno il numero di core. Madonna, ragazzi, sto morendo. Xander Gamer, hai ragione. Se i nostri PC sono sopravvissuti a quest'estate, potranno sopravvivere a tutto. Da me, almeno a Torino, l'anno scorso, secondo me, è stato ancora peggio. Perché quest'anno è vero, ha fatto caldissimo, ma per un periodo più ristretto. L'anno scorso l'ho patita di più a lungo, cioè l'anno scorso avevo caldo sempre. Madonna, Silma. Pagato un sacco di soldi dal dentista. Mi spiace molto per te. Speriamo che tu adesso abbia risolto tutto, però. Da quando ho scoperto che Xbox Game Pass è anche su GeForce Now, non ho quasi più bisogno di un hardware per giocare. Ripa chi naviga sotto i gigabyte. Allora, questo è un futuro interessante, però non è il futuro che vorrei. Ma è troppo lungo per fare. Cioè, è un discorso troppo lungo questo. Sullo scetticismo che io ho e sul pericolo che rilevo per quello che riguarda i servizi di cloud gaming, che ci tolgono la proprietà del software di fatto, perché fruiamo un servizio presso terzi, e ha tante cose che non mi piacciono questa roba qua. Però effettivamente GeForce Now è un buon sistema se avete una connessione veloce per fregarvene di fatto dell'hardware. Voi streamate il gioco altrove e basta. Ne parliamo poi un'altra volta bene di sta storia qua. Baldur's Gate 3 si può serenamente giocare a 60 fps, come qualcuno ha giustamente detto prima. Ma sì, ma guarda, io ti dico anche un po' di più, voglio dire, non è che già da 60 a 80 fps vedi la differenza, ti affatichi di meno alla vista, è più morbido il movimento del mouse, cioè un po' più piacevole. Io dico, se avete un monitor a 144 Hz e non volete consumare, o comunque un monitor ad alti hertz, no? Io dico 144 perché sono quelli più comuni, ma oggi so che esistono quelli a 170, insomma ce ne vari. Voi semplicemente dividete per 2 la frequenza massima di aggiornamento che avete e mettete quello come limite di frame. Mettete la vostra frequenza massima diviso 2.
Non fatelo ovviamente se avete 60 Hz. Se avete 60 Hz, tenete 60, almeno 60 fps, andateci, vi prego. Se avete un monitor ad alto refresh, no, potete pensare di dividere per due la frequenza di refresh e di guadagnare, soprattutto in estate, molto in termini di consumi e temperature, senza una differenza abissale, ecco, diciamo così. Poi, sono scelte che fate voi, quindi se vi dà fastidio. Cioè, se proprio volete la fluidità massima e dite: ma a me non me ne frega niente, tanto ho i pannelli solari, posso consumare quello che mi pare, ho un tubo che porta via l'aria calda del processo del computer fuori dalla finestra, vi dico: ma allora pompate al massimo e andate con Dio. Se vi piace un po' l'ottimizzazione come piace a me, ci sta a fare questi discorsi. Red Dead Redemption, c'è tanta ignoranza, hai ragione, Plinius è così. Ascolta, secondo te siamo lontani dal raggiungere il massimo possibile di miglioramento grafico limite tecnologico? No, no, assolutamente no, possiamo, figurati, siamo ancora molto lontani. Ma allora, considerate questo, noi possiamo prendere un qualsiasi video, per esempio, adesso non vorrei farmi copyright strikeare, però ad esempio... ecco questa roba qua, vi faccio vedere che è una cazzata, ma il trailer di Avatar, il primo Avatar, ve lo ricordate il primo Avatar? Adesso perché ve lo faccio vedere, ve lo spiego con calma, come mai vi faccio vedere Avatar. Allora, Avatar, voi lo sapete, aveva avuto un grande successo perché c'aveva questi effetti. Dio buono, quanto fa schifo sto trailer, è anche in bassa definizione. Io voglio un trailer 1080. 1080. No, niente, 1080 non esiste il trailer 1080 di Avatar. Allora, andava forte, no, Avatar, perché aveva la graficona, no? Tutti gasati sulla grafica di Avatar. Ora, la grafica di Avatar noi la potremmo avere tale e quale in un videogioco oggi, ok? Il problema è che andrebbe a un FPS, cioè tutti i grandi film che hanno effetti speciali quasi indistinguibili dalla realtà. Non è più il caso di Avatar, tra l'altro, perché sono passati 15 anni e adesso si vede che è vecchio. Però una volta non si vedeva, no? Quindi immaginatevi una grafica così, ma noi la potevamo anche avere nel 2009, quando era uscito Avatar. Solo che il problema è che non l'avremmo mai potuto avere in tempo reale, cioè non avremmo mai potuto avere un videogioco con la grafica di Avatar, perché appunto non l'avremmo computato in frame per secondo, ma in secondi per frame, probabilmente. Giusto? Quindi non è che non c'è limite. Noi possiamo andare avanti all'infinito. L'unica cosa che però bisogna tenere d'occhio è: quanto vale la pena andare in là? Perché più vai in là, meno vedi la differenza. Se poi il prezzo da pagare è la componentistica che va male, la mala ottimizzazione, il consumo eccessivo, temperature fuori scala, 100 euro di spese mensili di elettricità, eccetera, eccetera. E quello è il discorso tecnico. Poi c'è tutto il discorso artistico. Adesso basta perché sennò mi copyright strikeano. Poi c'è tutto il discorso. Ah no, ma tra l'altro non è neanche partito sto trailer di Avatar. Ah, si è. Ah no, no, è partito. Niente, vabbè, scusatemi. Sto facendo casino. Vabbè, quindi dicevo, il problema è anche. Poi quello è il punto di vista tecnico. C'è poi il punto di vista artistico, che io quello che dico sempre è che se ci focalizziamo, se ci fissiamo sul fare le grafiche, le cose fighe, no? Tutto bello esteticamente, eccetera, perdiamo di vista, cosa che abbiamo ampiamente manifestato in questi ultimi anni, le cose belle dei videogiochi, cioè il gameplay, cioè le idee, cioè. È quello che poi ti fa rimanere attaccato al cazzo di schermo, che non è l'effetto speciale figo, non è la texture in 4K, non è il modello con 8 milioni di poligoni, è l'idea che sta alla base del gioco. Quindi questa è la principale cosa. Dal punto di vista tecnico, poi appunto ci sono i cosiddetti diminishing returns, cioè più ti avvicini a una grafica fotorealistica, meno vedi la differenza di generazione di improvement in improvement, no? Di upgrade in upgrade. Bello il DLSS 3.5 che ci cita Telstar, che è una novità che dovrebbe uscire tra un po'. E tra l'altro il DLSS 5 è divertente la storia perché era stato teori 3.5, scusatemi. Era stato teorizzato da un po' di tempo. Io avevo letto, c'è questo coso youtuber, c'è uno youtuber che parla un po' di queste tecnologie all'avanguardia. E fondamentalmente
Il DLSS 3.5 dovrebbe essere la nuova versione del DLSS che uscirà con le schede video. Ah, no, ok, compatibile. Vabbè, lo dicono sempre, poi non è mai vero. Vabbè, in teoria dovrebbe essere compatibile su tutte le schede RTX, quindi anche la serie 2000. Xdoubt. Ne dubito perché hanno detto tante volte, Nvidia tante volte ha detto: ah, oh, questa tecnologia sarà disponibile anche sulle serie 2000. Poi non è mai stato, Quindi vediamo. Però in generale, questo qua dovrebbe essere un sistema di ricostruzione del ray tracing tramite intelligenza artificiale, e in particolare il cosiddetto denoising. Non vorrei entrare troppo nel merito del dettaglio perché è complicato e perché anche quello meriterebbe una live appositamente, però in generale la luce quando viene riflettuta e quando viene computata in tempo reale secondo i dettami del ray tracing ha bisogno di un pass, cioè deve essere mettiamola così. Fino ad oggi la luce per avere un ray tracing figo deve essere molto dettagliata, quindi parte via un sacco di risorse hardware. Se rendiamo il ray tracing meno dettagliato, abbiamo degli artefatti, abbiamo del noise, del rumore, cioè laddove vediamo la rifrazione e il riflesso, il rimbalzo dei raggi di luce, vediamo come una grana della pellicola. Ok? Questo è l'artefatto, è il noise fondamentalmente del ray tracing. Solo che sarebbe bello riuscire ad avere un bel ray tracing che però utilizzi poche risorse. Il problema è che fino adesso non è stato possibile farlo. Adesso Nvidia si è inventata, pare, questo DLSS 3.5 che permette di togliere il rumore che si avrebbe se il ray tracing fosse scarsamente dettagliato e quindi ottenere un ray tracing perfetto anche se il potere computazionale richiesto è molto inferiore. È un po' come se fosse un DLSS classico, no? Però specificamente legato al ray tracing. Molto interessante questa cosa, Tesla. Oh, speriamo sia vero che è compatibile con le 2000. Io ho una 2070, mi piacerebbe avere questa tecnologia, ma ne dubito fortemente. No, non ho shoppato il Battle Pass di BDO. Ho fatto quello free. C'è una ricompensa giusta per il mazzo che fa. Code Wars. È incredibile, Code Wars non è sto assurdo. Vedremo. Titan Quest 2, vedremo. Ma sì, Diablo 4 potrebbe cambiare, ragazzi. Cioè, è chiaro, questi giochi Game as a Service possono andare avanti e cambiare. Perché no? Aspettate che è entrato, minchia, un insettazzo, palle. Adesso dovrò anche occuparmene. Ah, RIP Poi 2, ma no, ma che RIP Poi 2, lo vedremo lo stesso, semplicemente Poi 2 è un po' more of the same, un po' vecchiuccio, ecco. Parla già di circa 5 milioni di copie vendute. 5 milioni di copie vendute per Baldur's Gate, però è tantissimo. Aspettate che faccio solo fuori questa se riesco. Che mi sta ronzando attorno è molto fastidioso, una classica farfallina notturna che purtroppo a casa mia vige la no-fly zone, dovete sapere, quindi sì, vengono prontamente abbattuti. Farà la fine di Prigojin. Ok, ne ho visti tanti di WoW killer, mai uno ha fatto quello che doveva e WoW è ancora lì, proprio vero, Tener. Non mi aspettavo che non mi aspettavo, dice Stardust, che Baldur's Gate 3 avesse tutto questo successo in un mondo frenetico come quello moderno. Sono piacevolmente sorpreso e ciò mi dà speranza per il futuro. Sottoscrivo tutte le parole. 100% d'accordo. Diablo 4 lo comprerò solo sotto i 40 euro. Mi sembra giusto. Sarebbe tanto lo stesso, ma è molto molto migliore di pagare 70 euro. Hype per Starfield? No, zero. No, zero. Un minimo di curiosità perché voglio vedere cosa si sono inventati quelli di Bethesda con un engine super vecchio che è il Gembrio. Ma vabbè, non so neanche se. Vabbè, se mi donate, se c'è richiesta su MMOIT, ovviamente lo giocheremo al day one, farò il possibile. Ma se no, per i fatti miei, non so neanche se avrei voglia di giocarlo al day one. Probabilmente lo giocherei dopo, con calma. Poi è vero che a settembre esce di tutto ed esce di tutto sul Game Pass. Quindi si piglia il Game Pass e si giocherà a manetta a settembre. Bellissimo. Sponsorie ufficiali, sì, certo. Pantene Robè. Vabbè.
Non ho presente Plinius, io non riesco a seguire tutti i giochi. Ci sono altri problemi sul... Vediamo un po' cos'è sta roba, ragazzi. Qui mi è stata linkata una cosa. The last tier isn't a deal. It's cheaper to buy 2 at 64,99 e 200 for 2,99. Oh, cazzo, è vero. 2,99 più 6,99 9,98 per 700, giusto, più 2,99 12,97 per 900. Bah, oddio, più o meno. Ti paghi una in più. No, non è vero, perché non è un none of these are actual deal? Bah, come dicono nel primo commento, la cosa migliore è non comprare del tutto. No, vabbè, ma ho fatto i calcoli, in realtà più o meno non è che... Ah no, aspettate. Andiamo a più 1000 free. Ah, bisogna... No, vabbè, adesso non ho voglia di fare il calcolo di... Ah, ok, no, aspettate. Allora lui dice: It's cheaper to buy 2 a 64,99. Scusate, ho sbagliato il calcolo. Dobbiamo rifare. Stavo guardando i dati sbagliati. Allora, 64,99 per 2 fa 129,98 per 5.000 più 700 per 2, 11.400 gemme. Oh cazzo, è vero? Vabbè, sì, lievemente, però è vero, non conviene, è vero, perché poi ne prendi 11.500, beh, sono 133,49 dollari per 11.500 gemme, quindi conviene comprare, come dice l'utente, altre due più, certo, conviene comprare altre 200 gemme. Perché arrivi a 1600 e da 129,98 più 2,99 arrivi a 132,97 per un quantitativo di gemme superiore, di 100 gemme superiore. È vero, caspita, è vero, è una follia questa, è vero, 11.600 gemme. È chiaro, non vale, è uno sconto farlocco. È uno sconto farlocco. Così e la matematica non mente. Oi oi oi, che male. Vabbè, non è una roba devastante, però è vero, non è uno sconto, non conviene. Oi oi oi. Brutto fumo fa il camino, ragazzi. Una volta avviato Warhammer da Horde 2, la GPU con... Ah, bene, ventole. 7700K, gran processore, 6 anni di onorato servizio. Ecco, Rami offre una buona definizione della cache, la quantità di memoria interna della CPU che può prendere direttamente non dalla RAM. E aggiungo io, ed è infinitamente più veloce, è come se fosse una RAM velocissima. Ok, vediamolo un po' in questi termini. Come se fosse una RAM molto piccola ma ultra veloce. Esatto, Flescino, grazie dell'ulteriore specificazione, cacheare serve a conservare informazioni di solito usate più frequentemente in una memoria più veloce da leggere. Esatto, esattamente. E adesso arrivo in chat, ragazzi, adesso sto scrollando, abbiamo quasi finito. Nel 2009 c'era solo 720, è vero? Sì, quando abbiamo visto il trailer di Avatar. Ci strikeranno! E vabbè, ci strikeranno il canale di MMOitExtra dove verrà pubblicata questa sessione di domande e risposte. E vabbè, adesso non voglio parlare di Avatar, non mi frega niente. In parole povere, Nvidia usa l'AI questo DLSS 3.0. Bravi ragazzi, aiutatemi nelle definizioni, così ne mettiamo insieme tra tutti una bella.
Nvidia usa l'AI per fare upscale e denoise contemporaneamente. Sì, esatto. Lo so, Max, tutte le RTX in teoria dovrebbero essere compatibili con le cose che hanno a che fare con il DLSS, ma la verità è che il DLSS 3, l'NVIDIA Video Upscaler IA, erano entrambe feature che NVIDIA aveva detto sarebbero uscite in retrocompatibilità anche per le serie 2000, ma non sono mai uscite per la serie 2000. Quindi questa farà eccezione o sarà la solita sparata NVIDIA che poi non corrisponde al vero? Perché ragazzi, io da un tot che aspetto il NVIDIA Upscaler Video IA, che non mi ricordo esattamente come cavolo si chiama. Ecco, l'NVIDIA RTX Video Super Resolution, che dovrebbe upscalare in diretta i video che vedete, tipo su Chrome, dove vi pare. E il problema è che questa roba qua dovrebbe essere compatibile, loro dicevano, sarà disponibile anche per le serie 20, ma dopo, e invece non è mai stata compatibile per le serie 20, è rimasta compatibile solo per le 40 e le serie 30, quindi sarà lo stesso anche per il DLSS 3.5, vedremo. Hanno detto tutte le RTX, speriamo. Ce l'ho la zanzariera, ma loro passano lo stesso. Entrano da sotto. E le vie delle falene sono infinite. Tutte le strade portano al computer di Askzor. C'è anche Payday 3 a settembre, vero? Ma sì, altro che Starfield. Iniziamo a finire Baldur's Gate 3, poi pensiamo a Starfield. Che scam. Sì, stavo calcolando, stavo facendo io il calcolo se conveniva o no prendere se conveniva o no. Se questo qua è l'ultima offerta, era uno scam oppure no, esce fuori che lo è. Perché è meglio comprare due di queste e poi una di queste e ottieni per un prezzo inferiore 100 gemme in più su Diablo 4. Quindi c'è anche qui tanta voglia di guadagnare da parte di Blizzard. Questa roba qua in Europa è illegale e se gliela fanno vedere gli chiudono lo shop. Infatti sono Canadian dollars questi, non sono euro. Per fare una roba del genere in Europa gli aprono il culo. Offro 20 milioni per vedere il contenuto della cartella Idee Geniali di Askzor. È una bella cartella quella. È una bella cartella, c'è roba divertente. Sì. Molte cose le avete già viste o lette, perché poi sono ovviamente. Cioè, escono, no? In qualche misura. Vengono concluse. Sì, idee geniali. Ok, ragazzi, abbiamo quasi finito quindi. Sì. Bisognerebbe avere la versione degli euro. Bisognerebbe avere la versione in euro. Comunque, per quello che riguarda i dollari canadesi, sì, è uno scam, effettivamente. È uno scam, sta roba qua. Di poco, di pochissimo, è 1 euro 100 gemme. Però è vero, è uno sconto farlocco. Cioè, è uno sconto che non conviene. È mistificatorio. È mistificatorio. Uno dice, piglio questo e siamo a posto. Invece, ti conviene prendere due di questi, uno di questo. Vabbè. È così, ragazzi. Va bene. Allora, io direi che abbiamo fatto una live veramente abbastanza lunga, perché abbiamo fatto 1 ora che poi recuperemo sul primario di question and answer, stato dell'hardware e robe del genere. 1 ora e mezzo, un quarto, quant'è? 20 minuti di question and answer. Quindi, ragazzi, ultime domande e poi io vado a mangiarmi una pasta asciutta. Quindi, vi aspetto un minuto. Intanto mi finisco di fumare questa sigaretta. Se avete le ultime domande, se no, punto, poi vado. Vi lascio questa bella immagine in sottofondo che fa anche una bella luce. No, niente live di cucina, troppo sbatti. Domani Phasmo, volentieri. Domani potremmo pensare di streamare Phasmophobia, ragazzi, che c'è il nuovo update. Sapete che il nuovo update di Phasmophobia ci ha gasato. E quindi top. Dov'è l'update di Phasmophobia? Incredibile quanta roba viene pubblicata su MMOIT, ragazzi, siamo proprio un sito di un'attività incredibile, troppo forte. Eccola qua, nuova patch di Phasmophobia, che se tutto va bene streamiamo domani, è molto divertente, quindi sì, seguiteci domani su MMO.it. Abbiamo pubblicato un casino, veramente, meno male che è agosto dovevo morire.
Che obiettivo stai perseguendo su BDO? Guarda, in questo momento ho graduato la season, quindi sono arrivato, ho convertito il Tuvala col Getina, mi sono fatto le boss armor, ho ripreso il main e adesso ho livello il main fino al 61. Poi volevo comprarmi una nave migliore, come dicevo, o riuscire a craftarla, anche se non conviene. La faccia di Ask sulla destra è interessante, è piaciuta. Viene da Facebook. Se andate su Facebook vedete tutta una serie di immagini divertenti della mia faccia. Ogni volta che faccio una live da solo, Plinius me la spamma, me la pubblicizza mettendo una mia faccia strana. Quindi sì, esatto, sì, è merito di Plinius. Esatto. Esatto, Plinius. Laddove io ho una cartella idee geniali sul desktop, Plinius ha la cartella facce di AskZor ed è ciò che mi mantiene giovane. Invecchiano i JPEG al posto mio. E con questo, ragazzi, buonanotte. È stato un piacere streamare per voi. Domani, Phasmophobia, seguiteci sempre su mmo.it. Grazie mille, è stato un piacere e a presto. Bella ragazzi, bella bella, buonanotte.